e stiamo vedendo un grosso spettacolo. Ecco, un tuo giudizio su questo scatto di LeBlanc che sta raggiungendo, ecco, c'è LeBlanc che sta, ecco LeBlanc che sta raggiungendo Bowles che si è portato in seconda posizione. Guardate che sta salendo col 53. È una salita che va bene, non è durissima, però è una salita del 6-7% e LeBlanc sta salendo col 53. Sì, ma LeBlanc è sempre stato un uomo sì, che però, era un piccolo aeroporto. Però Gianni, ma... tu ricordi chi è LeBlanc? Lo so che me lo ricordo, però è impressionante perché ricordati che hanno già fatto 190 km, hanno già fatto il Madeleine. Sì, ma LeBlanc non cambia mica, è sempre lui. No. Se andasse già in agilità sarebbe preoccupante la cosa. Difatti prima era agile, probabilmente ecco, ha salvato la gamba. Per... adesso ha provato la gamba e via con 53. Gianni, dimmi. Nostalgia di questo nostalgia tour? Del tour? Sì. Ma, ero abituato a farlo e dispiace non farlo, dai, però vederlo... i programmi sono diversi. Vederlo in televisione un po' di nostalgia viene, Sì, perché è sempre una grande corsa. Gianni, ti stai preparando per i mondiali? Mi sto preparando per il finale di stagione, i mondiali diciamo dove sono, per essere per andare ai mondiali bisogna essere selezionati. Il morale com'è? Morale buono. Ti stai allenando dove? Sono qua allo Stelvio, Hotel Sertorelli, e qua praticamente al passo dello Stelvio, faccio i 200 km al giorno. Quante volte l'hai fatto lo Stelvio? E tutti i giorni, da una parte o dall'altra. Sono e il Gavia? Gavia l'ho fatto il primo giorno siamo a Mortirolo. Non esagerare? No, non esagero, però sai, se facevi il tour esageravi di più. Gianni, allora dopo questa tappa, il tuo favorito per il tour? Ma il favorito rimane sempre il Durain. Sempre anche durante. Se ha trovato tanti avversari che potrebbero rompere gli uomini nel paniere. Mentre ora dall'elicottero vedete inquadrato Luc LeBlanc che si trova in seconda posizione. Chi salirà sul podio insieme a Indurain? Visto gli avversari, per Indurain è vita difficile, anche perché si faranno la guerra e cercheranno di fargli perdere la corsa. Io penso che salirà Zulli e Rominger. Gianni, noi adesso ti salutiamo, ti ringraziamo. Quando vuoi chiamaci pure, ci fai sempre piacere e penso che faccia piacere anche ai tuoi tifosi, ne hai sempre tantissimi, sentire un tuo giudizio, sentire tue notizie. Ciao Gianni, in bocca ciao al lupo, voi. Arrivederci, ciao. A presto. Ciao Gianni. A tutti voi, complimenti per il lavoro. Grazie. E a tutti i tifosi. Oh, okay? Mi raccomando. Va bene, grazie ancora allo spettacolo, anche a voi. Ciao. Ciao, grazie. Allora ringraziamo Gianni Bugno per questa telefonata in attesa, graditissima. Allora, ecco Garmendia, dopo Garmendia Indurain, poi Zülle, poi Ulrich, Rominger, Virenk, Lüttenberger, poi Escartin, Berzin, Uchakov, poi Ugrumov, poi in Riss, Berzin e poi Piepoli. Piepoli sta tenendo duro. È l'ultima posizione, però è sempre lì davanti, continua Garmendia. Intanto abbiamo visto LeBlanc ha guadagnato un buon vantaggio, sta salendo molto bene. La sorpresa di questo gruppetto è questo Ulrich, un giovane tedesco alla sua prima esperienza. Pensa che questo Ulrich, gli avevano fatto una proposta. È in quarta posizione, lo vedete con la maglia della Telecom, bianca e arancione. Gli hanno detto, vuoi andare alle Olimpiadi o vuoi andare al Giro di Francia? Io ho detto, io preferisco il Giro di Francia, perché nel Giro di Francia posso imparare a diventare un corridore, mentre le Olimpiadi è pur sempre una gara di 220 km. Quindi Garmendia. Rifiutare un'Olimpiade per fare un Giro di Francia vuol dire... la vuol dire lunga sulle 5 km alla 5 conclusione. 5 km alla conclusione con Laurent Dufaux al comando. Adesso vediamo il vantaggio del corridore svizzero di espressione francese. C'è sempre Garmendia in prima posizione con Indurain in seconda. Poi vedete Rominger, nella scia di Rominger Lüttenberger. Poi sulla destra c'è Escartin, sulla sinistra c'è Ulrich. Allora... un primo e 15 il vantaggio di Dufaux nei confronti di LeBlanc, eccolo qua in quadrato, mentre il gruppo di Indurain ha un primo e 50. Luc LeBlanc passa sotto lo striscione che indica gli ultimi 5 di chilometri, anche per domani e dopodomani sono previste tappe terribili. Sì, domani c'è la famosa cronoscalata di Val d'Isère, 30 chilometri. Una salita non durissima e comunque impegnativa. E dopodomani una tappa molto dura, il Sestriere, una tappa che viene dopo questa di oggi, ecco, e la cronoscalata di domani. E quindi saranno veramente tre giorni difficoltosi e dopo questi tre giorni la classifica sarà assestata.
mentre LeBlanc è un vero peccato la caduta, le cadute di LeBlanc in questi primi giorni, lo ricordiamo già nella prima tappa, caduto a 50 km dalla conclusione, mentre ieri ha perso 3 minuti a causa di una caduta nell'ultimo Gran Premio della Montagna a 20 km dall'arrivo, mentre oggi sta dimostrando veramente di andare fortissimo, potrebbe anche raggiungere Dufaux, perché se continua con questo passo, mentre dietro non... Vediamo sulla destra Luttenberger, ecco Luttenberger scatta, scatto di Luttenberger. Virenque ruota. Virenque si lancia nella scia dell'austriaco, recente vincitore del Giro della Svizzera. Ha la stessa posizione di LeBlanc, vedete che ha il bacino spostato sulla destra, lui non ha avuto nessun problema, praticamente quando è salito in bicicletta ha trovato questa posizione e non sono più riusciti a spostargliela. Virenque che l'altro giorno ci hai riferito avrebbe detto il Tour de France è troppo facile per me, ed ecco che la nostra regia ci ripropone lo scatto di Luttenberger, giovane emergente, ecco perché ci sono dei contrasti regolari con Chiappucci, il vecchio leader, il giovane emergente in una formazione che diretta da Davide Boifava riesce sempre a trovare dei giovani talenti. Tanto LeBlanc sta continuando con un passo sostenutissimo, è appena 32 secondi da Dufaux che probabilmente comincia a sentire la stanchezza. Prego, volevo far notare che Virenque, contrariamente al solito, non può dare una mano a Luttenberger, perché? Perché deve proteggere la fuga del compagno di squadra, eccolo qua inquadrato, quindi starà soffrendo veramente Virenque, perché è un cavallo pazzo come carattere, a livello caratteriale veramente un combattente. Sì, è sicuramente tra i chiappucciani, lo definirei, della corsa. E quindi non poter rilanciare l'attacco perché ha un compagno davanti, per lui è un freno grandissimo. Accelerato Indurain intanto. E intanto mentre no, aspetta un attimo perché mentre radio sta corsa. Accelerando LeBlanc, dal gruppo attendiamo che le telecamere mobili ci facciano vedere cosa esattamente succede nella scia di Luc LeBlanc. Tim Polti, la formazione italiana ha avuto fiducia in questo ragazzo che era stato maglia gialla, che era stato campione del mondo, che aveva avuto molta sfortuna, che aveva però, ecco qua Stanga, il team manager che cerca di urlare qualcosa a Luc LeBlanc. Si è fermata l'ammiraglia della Festina, quindi probabilmente sta raggiungendo Dufaux, che difatti ha una velocità, non ha la stessa velocità di prima e comincia a farsi sentire la stanchezza, difatti come... 3 chilometri alla conclusione, mentre le nubi si stanno nuovamente portando sul traguardo, ancora scatti di Luc LeBlanc. Sta continuando a salire col 53-19, un rapporto veramente duro. Indurain si è staccato Indurain. Attenzione, un momento importantissimo. Vediamo. È Rominger che sta attaccando con Bjarne Riis. Attacco di Rominger. E non c'è più Indurain. Indurain ha perso terreno incredibile. Anche Zulle. Attenzione, questa tappa che ci aveva fatto vivere tanti incredibili episodi ci riporta proprio nel finale al più incredibile degli episodi. A 3 km dalla fine, Zulle e Indurain perdono contatto mentre scatta Rominger. È la prima volta che vediamo Indurain in difficoltà in 6 anni di Giro di Francia. Gli anni passano per tutti. Sì, è probabilmente il brutto tempo di questa prima settimana. Indurain non ha mai gradito il freddo e la pioggia e probabilmente ha pagato questa avversità, questo maltempo. E io posso immaginare cosa il morale che sta venendo, difatti guardate è Olano che sta praticamente che sta facendo l'andatura. Vediamo Olano, Rominger, Riis, Ugromov, Berzin, Ulrich mi sembra. E naturalmente a questo punto facciamo un po' di propaganda
anche alla trasmissione il dopo giro. Non perdetevi il dopo giro perché analizzeremo i fatti più importanti di questa già eclatante tappa. Il col, vedremo il passaggio al col della Madeleine, il crollo di Jalabert, il gruppo di Indurain, Rominger, Zulle e Berzin, il ritiro della maglia gialla, la caduta di Bruinel, lo scatto di Leblanc e la crisi di Indurain. Eccolo qua, per la prima volta Miguel Indurain in crisi al Tour de France, e questa forse la notizia più importante di questa tappa del Tour. Per la prima volta Miguel Indurain in difficoltà, accanto a lui con il 153 vedete Boehm-Burger, mentre con un passo... increduli i numerosissimi tifosi spagnoli agitano le bandiere, incitano il grande Miguel a resistere. Mancano solo 2 chilometri alla conclusione. Con un passo così potrebbe prendere anche 2 minuti da Rominger, perché si è letteralmente piantato, mentre Leblanc sta andando fortissimo e a 2 chilometri alla conclusione potrebbe anche prendere più di 2 minuti Indurain, perché i primi possono andare su i 25, 26, e comincia a 27, voltarsi. Sta chiamando l'ammiraglia. Incomincia a voltarsi, sono immagini veramente incredibili. Ecco, ottavo a 4 primi e 17 secondi da Indurain, maestoso di... Tanto Leblanc ha preso e sorpassato Dufaux, perché abbiamo visto prima Leblanc passare sotto la banda di 2 chilometri, quindi è Leblanc da solo che sta ottenendo una prestigiosissima vittoria. E intanto dobbiamo d'altronde dire a parziale chiede acqua. A parziale giustificazione della regia dobbiamo dire che gli avvenimenti di questa tappa sono talmente tali e tanti, ed ecco Bombini è sempre grandioso, gentilissimo in queste occasioni. Aveva dato una bicicletta al Giro d'Italia. No, al Giro delle Fiandre a Baldato, che poi arrivò secondo. Ah sì, e ora non... il fair play di Emanuele Bombini si è visto anche in questa occasione. E vediamo che ha raggiunto anche Zulle in crisi, vedete Zulle che ha evidenti segni della caduta sul calzoncino. Allora Zulle e Indurain, quelli che alla vigilia di questa tappa erano considerati i grandi favoriti, sono ora in ritardo, mentre Alvaro Crespi, che prima aveva detto mi auguro di vedere un attacco di Rominger, lo stiamo vedendo. La prossima volta dai i numeri del vediamo, speriamo che vada tutto bene. Allora Zulle e Indurain in difficoltà, Leblanc continua a scattare testa della corsa. Leblanc che ha raggiunto e superato lo svizzero, si sta ormai avvicinando al traguardo. Sembrava impossibile che la tappa potesse finire col sole, infatti dense nubi si stanno addensando sulla zona del traguardo, pronti coi cronometri, pronti a vedere quello che succede. Eccoci all'ultimo chilometro con Luc Leblanc scatenato e Zulle lascia Indurain perde da Leblanc 3 minuti e mezzo oggi, secondo me, perché Leblanc sta salendo con un 53-19, Indurain sta salendo con un 42-19, quindi mentre vedete Garmendia che cerca di andare a raggiungere Zulle per fargli perdere meno secondi possibile, e ha visto Zulle in difficoltà e cerca di aiutarlo. Cosa è successo secondo te a Indurain? Per me è andato anche lui in... ha finito la benzina, perché probabilmente tanta salita così, il freddo, alla pioggia, non si è alimentato adeguatamente e si è trovato di colpo senza più energie. La fringale, quella che i francesi chiamano la crisi di fame. Sì, penso proprio così, perché non si spiega altrimenti. Vedete che proprio va su ai 17-18 all'ora, non sale proprio, poi vedi, cerca sempre da bere. È andato, mentre vedete, guardate la differenza di rapporto, Leblanc sta salendo con un rapporto incredibile, ha già vinto la tappa dell'Otacam
due anni fa al Giro di Francia, anche lì fece un'azione del genere, partì a 6-7 km dalla conclusione e arrivò da solo, staccò mentre ecco lo scatto sta, anche scattando, sta anche scattando. Allora attenzione, scaletta, appena Leblanc ha tagliato il traguardo, subito la sigla del dopo tour. Rimarremo in linea ancora per una ventina di minuti per proseguire con l'ordine d'arrivo e per analizzare in tutti i suoi punti questa tappa, questa incredibile tappa di montagna. Allora Luc Leblanc ormai in vista del traguardo. Luc Leblanc alza il braccio, Luc Leblanc vince meritatamente la prima tappa alpina. Eccolo qua ancora a poche decine di metri, Luc Leblanc ha sconfitto non solo il gruppo ma anche la sfortuna e dopo tanti incidenti l'ex campione del mondo può ancora alzare alte le braccia al cielo, risponde con un bacio all'applauso del pubblico, finalmente il sorriso, finalmente una vittoria per Luc Leblanc. Subito la sigla. Eccoci su Rominger in seconda posizione, scatto secco di Rominger con un'incredibile azione si porta in seconda posizione. Rominger pone adesso la sua candidatura alla vittoria finale. Alvaro Crespi, rimani accanto a noi. Allora Rominger secondo a 46 secondi, Rominger a 46 secondi, poi nell'ordine vediamo Duttenberger, Virenk, Dufaux e Olano, poi ecco Riss, Skartin, Bolz, Ugrumov e Berzin, mentre vedete il ritardo di Indurain che è ancora lontano dall'ultimo chilometro. Veramente. Oggi è stata veramente una tappa mentre arriva Boomburger, prima Jalabert, poi Zulle, poi dopo Indurain, un Leblanc che nessuno si aspettava e ha fatto l'ultimo. Vedete Garmendia che praticamente sta aspettando Zulle, anche Zulle praticamente. Intanto scusa un attimo, io mi rivolgo ad Alvaro Crespi perché mentre noi continuiamo un'immagine che non avremmo mai creduto di poter vedere al Tour de France, Indurain in crisi, Indurain che sino a tre quarti di salita sembrava dominare dall'alto della sua classe il padrone, avevamo detto il re con i suoi paggi, di colpo ed ecco che il pubblico applaude. Storia di tappa per pochi centesimi. Poi il giorno successivo è riuscito a conquistare la maglia rosa proprio per i centesimi del cronometro e oggi da notizie ufficiose dovremmo essere nella stessa situazione. Alvaro, non ti preoccupare, se il nostro assistente ti ha preso, ti girava verso la telecamera. Abbiamo visto che l'hai guardato terrorizzato. No, sono un po' teso. Per Rominger dovresti essere felice, non teso. Passo indietro e rivediamo tutti i fatti salienti di questa tappa veramente incredibile. Tappa che rivela che soprattutto per la prima volta al Tour ha visto la crisi di Indurain. Allora dopo i bacetti subito la cronaca sul nostro monitor con la classifica generale. Berzin, Olano, Rominger a 7 secondi, Riss a 8, Ulrich a 30 secondi, Virenk a 31 secondi, Dufaux a 37 secondi, Ugrumov a 40, Luttenberger a 59 secondi e Skartin a un primo e due secondi. E dalla commedia umana alla tragedia, o perlomeno a quella che poteva essere la tragedia. Vediamo l'incidente a Bruinel, il volo per fortuna, ecco qua, attenzione, Bruinel sulla destra. Davide, a te il commento. È stato fortunato perché ha rischiato veramente di cadere in un burrone. Fortunatamente, qui queste immagini erano veramente drammatiche perché sembrava che fosse caduto in un precipizio. Invece fortunatamente c'era un altro tratto di terreno ed è riuscito, ecco qui è riuscito a bloccare la ruota posteriore, ha tirato fuori la scarpetta dal pedale e è riuscito a rallentare la velocità e a evitare il peggio. E per fortuna
e per fortuna quella che in un primo momento sembrava potesse essere una tragedia, per fortuna si è risolta senza gravi conseguenze. E adesso linea nuovamente a Bianda. Sta bene i camion davanti e tutto, però non si poteva per il vento, perché il vento riportava la neve sulla sede stradale, gli ultimi 200 metri non erano transitabili. Quindi hanno fatto bene gli organizzatori a